Dopo 2 anni di lavori e di ristrutturazione e messa a norma, riapre la scuola dell'infanzia comunale Giovanni Pascoli a Miano. L'edificio appartiene alla Curia, con la quale è stato rinnovato il contratto di affitto. Il sindaco, l'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri ed il presidente della settima municipalità Vincenzo Solombrino erano presenti ad una inaugurazione particolarmente sentita ed attesa dagli abitanti del quartiere. Tutto l'iter della ristrutturazione è stata estremamente seguita anche dai genitori e da tutto il territorio, che è una struttura a cui il territorio particolarmente tiene molto, che tenta di essere punto di riferimento come agenzia educativa anche per quei bimbi che non sono più nostri alunni. Dopo l'ospitalità ricevuta da un'altra struttura scolastica della zona, si torna dunque in un piccolo gioiello che accoglie ora 140 bambini della scuola materna dai 3 ai 5 anni e 35 bambini del progetto Primavera dai 18 ai 36 mesi. Fra i vari servizi offerti da un ente locale, questo è sicuramente uno di quelli che ha un riscontro con l'utenza immediato e quotidiano, con una verifica continua sull'operato e sull'efficienza del personale e dei servizi, grazie ad una partecipazione particolarmente attiva dei genitori. Ed è bello vedere che ci siano locali che danno un senso di accoglienza, di calore, di solidarietà. Insomma, questa è la forza poi della nostra città, è rappresentata soprattutto dai bambini e dai più giovani. È una bellissima notizia, a dimostrazione che la nostra amministrazione punta tantissimo sulla scuola pubblica. La sezione Primavera che oggi abbiamo inaugurato, quindi bambini piccolissimi. Un quartiere straordinario della nostra città. In un momento difficile noi quel poco che abbiamo cerchiamo sempre di indirizzarlo verso quelli che hanno maggiormente bisogno, che hanno più necessità di diritti, e tra questi ci sono in prima fila i bambini.